Sono scesi per strada, ciascuno con il suo spettacolo, animando per quanto possibile una piovosa serata di ottobre, con il maltempo a cambiare il programma iniziale, sostituendo vicoli e piazze del borgo antico con i portici e i locali della Movida. Protagonisti 60 artisti e attori di strada provenienti da ogni parte d'Italia, interpreti per una sera del barbonaggio teatrale, la modalità artistica che trae ispirazione dall'esperienza dell'eclettico attore salentino Ippolito Chiarelli, conosciuto per proporre i suoi spettacoli oltre che in teatro anche per strada o luoghi non teatrali su un palchetto e vendendoli a pezzi. In strada non solo per esibirsi, ma per un contatto diretto con la gente, per parlare del proprio lavoro e riaffermare il ruolo dell'artista nella società e il suo diritto a lavorare. Sul palcoscenico chi ti ascolta? Solo i soliti noti, solo le persone che vanno a teatro, che sono sempre gli stessi. Siccome noi abbiamo bisogno di trovare un nuovo pubblico, perché la cultura non può essere sostenuta solo dalle istituzioni, deve anche essere sostenuta dalle istituzioni, ma soprattutto da un pubblico, e il pubblico non può essere il solito. Un modo innovativo di fare spettacolo, con ogni esibizione venduta alla carte, con il pubblico a decidere quale porzione di spettacolo acquistare in base ad un listino distribuito al pubblico di passaggio. Artisti Barboni per un giorno si inserisce nelle iniziative ideate dal Comune a sostegno della candidatura di Lecce a Capitale Europea della Cultura 2019.